Ciao, sono Silvia, ti do il benvenuto o il bentornato sul mio canale YouTube, se è la prima volta che sei qui. Su questo canale troverai oltre 200 video per riscrivere in modo efficace il tuo curriculum vitae, consigli per prepararti a sostenere e superare il tuo prossimo colloquio di selezione e alcuni tips per cominciare a fare personal branding e attrarre lavoro utilizzando prevalentemente LinkedIn. Se questi sono i motivi che ti hanno spinto a contattarmi, ti invito a lasciare un like o un'iscrizione al canale e lasciare anche un commento a premio di questo video se ti è stato utile. Oggi parliamo di un tema a me molto caro, ossia sto notando che su LinkedIn, piuttosto che su altri social, sono sempre più frequenti consigli di persone che si spacciano come professionisti delle risorse umane. Certamente questo è dovuto anche al fatto che i consulenti di orientamento professionale, come me, non sono riconosciuti entro un albo specifico, per cui è molto facile a volte perdersi per il candidato, lo dico soprattutto, quindi affidare il restyling del proprio curriculum piuttosto che decidere di seguire i consigli di quel personaggio piuttosto che un altro. E allora questo video è dedicato a te, caro candidato, come riconoscere a quale tipo di professionista affidarti. Mettiti comodo perché ci sono un paio di cose così da mettere a puntino. 5 consigli per riconoscere il vero professionista delle risorse umane e cercare di capire in modo autonomo se è il caso o meno di affidarsi a quel professionista piuttosto che cercare un altro. Il primo consiglio è semplicissimo: fare una ricerca online. Ebbene sì, quando decidi di seguire il canale YouTube piuttosto che il profilo LinkedIn di un professionista che tutti i giorni parla di risorse umane come se fosse il suo pane quotidiano, uno degli strumenti gratuito che puoi utilizzare, uno degli strumenti che non mente mai, è sicuramente Google. Quindi fare una ricerca online, anche semplicemente per cercare di capire da dove viene questo professionista, quali tipi di studi, quale formazione ha ricevuto per poter parlare di carriera e di lavoro, di orientamento professionale, che tipo di lavori ha effettuato, come è arrivato lì dove sia arrivato, può essere sicuramente un buon valido alleato per te. La seconda cosa che ti consiglio e che potresti fare è quello di richiedere anche durante la call conoscitiva il curriculum vitae del professionista. So che a molti miei colleghi questa cosa non piace, ci sono due scuole di pensiero infatti su questa cosa. C'è il professionista che dice: ah, ma io non devo dimostrare niente a nessuno, se il candidato decide di affidarsi a me è perché ho fatto un buon personal branding, se mi chiede il curriculum io mi offendo. Beh, io ti dirò la mia, ti dirò il mio punto di vista. Io quando sono nata, tra virgolette, quando sono nata sul mercato a gennaio 2021, venivo da tutt'altro mondo che quello dell'hotellerie, e quindi c'è stata molta curiosità intorno al mio personaggio, tra virgolette, anche perché io su LinkedIn sono esplosa quasi subito, nessuno parlava di sostituire il candidato della ricerca di lavoro, quindi ho avuto subito un enorme successo. Quindi si è generata tanta onda mediatica, positiva e negativa, intorno ai servizi, no, che proponevo attraverso la mia startup, il lavoro che meriti. E nelle prime consulenze i candidati mi chiedevano di poter visionare il mio curriculum vitae. Io ti dico la verità, a me questa cosa non mi ha mai procurato particolare fastidio. Anzi, io capisco le persone che dicono: ma tu fino a ieri nessuno ti conosceva, adesso tutti questi follower, sei esplosa all'improvviso, ma chi sei? Facci vedere chi sei. Al di là dei video, al di là di tutti i contenuti gratuiti che metto a disposizione, facci vedere il tuo curriculum. Ricordo il caso di una signora, era marzo 2021, sarà stata la seconda, la terza cliente che prendevo con il lavoro che meriti, nella call conoscitiva, quindi quella senza impegno, i famosi 20 minuti per cercare di capire se potevo essere d'aiuto e come potevo essere d'aiuto. Questa signora a un certo punto mi fa: scusa Silvia, ti posso chiedere, posso visionare il tuo curriculum vitae? Ma certamente, eravamo su Zoom, perché utilizzo Zoom come piattaforma per fare le video call, e io alla signora faccio: assolutamente non c'è problema, se vuoi anche subito, dimmi soltanto tra i 7 CV che ho salvato sul computer, quale devo mostrarti?
La signora, io l'ho vista che ad un certo punto si è ritratta indietro, come a dire: Caspita, mi ha sgamato, cioè ha capito perché gliel'ho chiesto. Perché? Perché Silvia è quella che ti dice che devi personalizzare i CV in base all'annuncio, che devi avere un CV di base e poi 3 miliardi di CV per tutti gli altri annunci. Voglio vedere se questa cosa la fa anche su se stessa, perché ragazzi, non è scontato che un orientatore professionale che dà tanti consigli, un consulente di carriera che dà tanti consigli ai candidati, poi nella pratica sia capace di girare questi consigli anche su se stesso. Non voglio fare nomi, ma io mi sono ritrovata nell'ultimo anno a rimettere mano a CV di orientatori professionali, consulenti di carriera, che se non avessero detto loro che erano i miei colleghi, no, dal loro CV non avrei mai detto. Errori grammaticali, cose che su CV un orientatore professionale sa perfettamente che non devono essere dichiarati, ma veramente delle cose che se non avessero detto guarda che siamo colleghi, avrei pensato, beh, il solito candidato, poverino, che ha le conoscenze che ha perché la scuola, l'università non informa, quindi ok, quindi veramente a volte può chiedere di poter visionare il CV del professionista e il professionista che se la prende. Non lo so, fateci qualche riflessione perché non è poi così paranormale chiedere, anche perché io penso, io da candidata, l'altra volta parlavo con il mio candidato, è uscito fuori anche questa cosa, no? E faccio veramente un colmo, io nella vita scrivo i CV degli altri, io Silvia, che del mio curriculum sono sempre stata molto gelosa perché il CV è la mia storia, cioè, il CV è la storia delle mie scelte, a volte anche sofferte. E dover dire a una persona che non mi conosce, valorizzami tu, spiega tu perché ho scelto la strada A piuttosto che la strada B, scegliela come, descrivila come se fossi io a farlo. Io sono sempre stata gelosa di questa cosa, non ho mai delegato la scrittura del mio CV a nessuno, neanche ai centri per l'impiego che lo fanno gratuitamente, quindi non è una questione di costi, è proprio una cosa mia personale, CV è mio, sono sempre stata gelosa della mia vita privata, professionale, formativa e privata. E il comodo e come che sono finita a farlo per gli altri. Però nel momento in cui il candidato dovesse chiedere fammi vedere il tuo CV, beh, ci sta che il candidato possa chiederti, siccome ti sto mettendo in mano il mio destino professionale, perché spesso dal CV, almeno quelli che scrivo io, scaturisce un'offerta lavorativa anche importante, voglio vedere, prima di dirti valorizzi una persona che non conosci, voglio vedere come valorizzi te stessa sul tuo CV. E ripeto, non date per scontato che un consulente di carriera che faccia questo come lavoro abbia un CV della Madonna. Cioè, non immaginate, non date per scontato che un recruiter, una persona che lavora nel settore delle risorse umane, poi mette in pratica su se stesso le cose che dice il candidato. Quindi un motivo, uno strumento che hai a disposizione per capire se affidarti o meno ad un professionista piuttosto che un altro è quello di poter chiedere, senza preavviso, di poter leggere il suo curriculum vitae. Terzo strumento a disposizione è quello delle referenze, che devono essere ovviamente aggiornate, di poter parlare magari con clienti passati. Io dico la verità, per il lavoro che faccio, che sostituisco il candidato nella ricerca di lavoro, non ho tantissime referenze, non ne ho neanche poche, perché non ne ho poche, però ne potrei avere sicuramente molte, molte di più. Ovviamente nel mio caso il candidato non se la sente di pubblicare, di confessare, perché passa un po' come una confessione, ah, la ricerca di lavoro me l'ha fatta Silvia, eccetera, no? Perché poi ci sono tanti pregiudizi intorno a questa cosa, quindi vabbè, adesso non scendiamo nei dettagli. Ho tante referenze, ma ne potrei avere molte di più. Ma il consiglio che do io, ai candidati che mi contattano è: hai già letto le mie referenze? Prima di scegliermi come professionista, hai letto le mie referenze? Vuoi che ti metto in contatto con qualcuno e parli direttamente con quella persona? Così ti fai quattro chiacchiere. Al di là di quello che è scritto nella referenza, si può anche contattare privatamente quella persona, mandare un messaggio a quella persona e dire: Ok, ho letto quello che è scritto pubblicamente, ma detto tramite te, com'è Silvia? Cioè, come ti sei trovato? Come è imposta Silvia la prima call? Che cosa ti ha chiesto e cosa non ti ha chiesto? Ci sono stati dei momenti in cui ci sono stati dei cali e lei magari ha dovuto motivarti, c'è riuscita, non c'è riuscita? Al di là di quello che è scritto pubblicamente, contattare la persona che ha lasciato la referenza per saperne di più circa il professionista, credo che possa essere uno strumento molto valido per il candidato, soprattutto perché oggi sembrano che tutti quanti sappiano fare il coach, tutti quanti possono fare orientamento professionale.
Un quarto suggerimento che ti voglio dare è quello di osservare attentamente come si comporta questo professionista in rete. Vi la faccio breve, ti rimando magari a un vecchio video girato un po' di mesi fa. Esempio, il consulente di carriera che suggerisce tutti i giorni al candidato di non parlare male del datore di lavoro durante il colloquio di selezione. Perché è giusto che sia così, perché non si parla male del datore di lavoro. Oppure il consulente di carriera che dice al candidato di non scrivere post denigratori, di non utilizzare Facebook piuttosto che LinkedIn come strumenti dove vomitare la propria rabbia, la propria frustrazione. Sono tutti messaggi assolutamente veritieri, sinceri e accettati, accettabili. Io stesso quando leggo delle cose, a volte chiamo il mio candidato e mi dico cancella subito questa stronzata che hai scritto perché sei su LinkedIn, cavolo. Piuttosto se hai avuto una giornata no, il colloquio ti è andato male, quello ti ha fatto girare le scatole, mi chiami a me, ti sfoglio il telefono con me, ma cancella questa castroneria che hai scritto. Fin qui siamo tutti d'accordo. Il problema subentra quando inizia a mancare coerenza, nel senso che il consulente di carriera dà questi consigli e riempie il feed e i propri video YouTube dicendo che è importante gestire le critiche, è importante avere doti comunicative, è importante non parlare di qua. E poi, quando sotto a un video che viene fatta una critica a cuor leggero, perché è successo a questo YouTube, l'ho fatta io a una persona che parla di CV, mi sono stata maltrattata. Ma come, caspita, tu ti occupi di recruiting, dici che lo fai da 20 anni, dici che il tuo CV è perfetto, e anche lì scappare da chi mi dice che il CV è perfetto, perché il CV perfetto deve ancora nascere. E poi davanti a una critica fatta nei dovuti modi, perché io non penso che su YouTube io abbia mai utilizzato toni denigratori, non penso di essere fino a questa persona così aggressiva, sinceramente. Poi se è contrario ditevelo, fatemelo presente, ma se devo fare autocritica non mi definisco una persona così aggressiva. Ti riempita i video dicendo ai candidati, dando lezioni di vita ai candidati, poi sei tu stesso che cadi nel tranello. Ecco, magari prima di decidere di affidarvi a questi personaggi che hanno un nutrito seguito sui social perché prendono la pancia, no, dei candidati, no? Dicono quello che il candidato vuole sentirsi dire, cioè che il mondo è cattivo, che il recruiter è cattivo, che il mondo è ingiusto, eccetera, eccetera. Magari vedete anche come questa persona si comporta con i competitor. Vedete se questa persona tra è vero che tra il dire e fare c'è di mezzo il mare, però a volte tra il dire e il fare c'è di mezzo una parolina magica che a me piace tantissimo e che si chiama coerenza. L'ultimo consiglio che voglio darti è quello di osservare, a proposito di osservare, il modo in cui il professionista interagisce con la rete. Ti faccio un esempio, questa cosa viene molto più semplice, associata a LinkedIn. A volte su LinkedIn, mentre sfoglio il feed, mi capita di leggere post di candidati che non conosco. Mi vengono mostrati sul feed perché l'algoritmo me li mostra in base all'interesse, l'hashtag utilizzato, eccetera, eccetera, ma non so chi siano. Che magari chiedono consigli per poter migliorare il proprio curriculum e lo pubblicano il proprio curriculum con tanto di dati anagrafici. Ora, è vero che non mi hanno pagato la consulenza, io vorrei andare avanti e fregarmene, però magari fermarmi un attimino e io lo faccio e dire: guarda, che se vuoi pubblicare il curriculum, elimina il tuo numero di telefono, i dati sensibili, oppure fai questa cosa piuttosto che un'altra. Ecco, magari potete decidere se affidarvi o meno ad un professionista anche osservando come tratta le persone che hanno bisogno di una mano e che magari lì per lì non possono, cioè è una domanda che viene posta alla rete senza un compenso, nel senso è un professionista che ti guarda in faccia solo quando lo paghi, è un professionista che comunque se legge una cosa, ti può aiutare, quel consiglio te lo dà lo stesso. Io sono la prima a dire che le competenze vanno pagate, vanno retribuite, però sotto al post di una persona che non conosco, io interagisco molto su LinkedIn, vedo qualcosa che non va. A volte, qualche mese fa, sono intervenuta anche
in un gruppo Facebook, era un gruppo pubblico dove c'era la tizia che si lamentava, ma ne diceva di ogni nei confronti del datore di lavoro. Io là sotto gli ho detto: guarda, abbi pazienza, io posto in te cancellerei questo post, lo riscriverei magari in altre parole o lo cancellerei proprio per la questione del social recruit, non sia perché mi sono messa lì a spiegare, c'è stato uno scambio di conversazioni, non ero tenuta a farlo, no, però l'ho voluto fare perché. Perché Silvia è fatta in questo modo, quindi non è che mi devi pagare per avere delle informazioni. Ecco, magari anche queste piccole cose. Io penso che il professionista, poi, che noi scegliamo per farci accompagnare in un percorso di orientamento, di coaching, piuttosto per fare un restyling del nostro CV, debba avere qualcosa in comune con noi. Cioè, noi nel professionista dobbiamo ritrovare una parte di noi stessi. È come quando si sceglie l'azienda, no? Si parla sempre di match dei valori, eccetera, eccetera. Ecco, questo match dei valori ci deve essere anche tra il candidato e il professionista. Ci sono dei personaggi su YouTube, su LinkedIn, sui social che parlano alla pancia delle persone, quindi hanno un grande seguito, però poi stringi, 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 queste persone non è che dicano chissà che cosa. E questo video non è contro quei personaggi che hanno doti comunicativi che io invidio, se devo essere sincera. Questo video è nei riguardi del candidato che molto spesso si lascia abbindolare, che magari spende anche molti soldi, perché magari il primo consulto è gratuito, il secondo pure, poi il terzo vale per 5. E magari perde anche tempo, da perdere soldi perde anche tempo, perché poi questi professionisti ti fanno anche perdere tempo dietro a cose effimere che non ti portano comunque all'obiettivo e ti fanno perdere tempo perché non sanno neanche loro come proseguire. Quindi è ovvio che quando uno non sa come andare avanti, no, si deve arrampicare. Ti è capitato di riporre fiducia nelle mani del professionista sbagliato? Se ti va di parlare, lascia un commento qui sotto per animare la conversazione. Noi ci vediamo invece settimana prossima con un nuovo video. Se invece hai bisogno di parlare con una professionista, anche semplicemente per dei consigli, per altri consigli sulla tua carriera, sul tuo futuro professionale, mi puoi contattare tramite mail. Il mio indirizzo è il lavoro che meriti, @gmail.com.